Allora, Tigro, mo vi do subito la spiegazione di come Francesco ha visto il figlio. Allora, erano sabato, erano verso le 19:20, 19:30. Noi stavamo in macchina perché era accanto alle 9:30. Certi dice, va poi ancora un presi, certi dice a mio marito, andiamo a pigliare un caffè da tua mamma, perché poi il creatore non c'è, manca se non hai schiatrista. Andiamo a prendere un caffè da tua mamma. E mio marito non voleva andare, si scocciava, diceva no, chiama a fame, cioè comunque 3 ore a bacio palazzo, stiamo facendo che sai che. Alla fine decidiamo di andare da mia suocera. Mo' alla rotonda dell'8G vediamo passare Francesco, che si stava ritirando, che il lotto te ne ha ritirato sua vita, che si stava ritirando, e noi tenevamo sto cuscere, ma per forza. Lui passò e ci guardò. Mio marito che fece? Invece di andare da sua mamma, o curretta rete. O curretta rete facevi fare l'uomo, e Francesco ancora si era fermato. Ma mio marito so passa e dice, Francia, film di un attimo, già fanno una masciata. Tigrotti, come siamo scesi, ci siamo, mio marito ci mette, solo mio marito, no, perché dice, no, io non scelgo, ma mo' papà, ma anche mo' papà, lo vorrei. Ricordo, voglio. Tigrotti, comunque mio marito stava parlando con questo Francesco. Gli sa andare a macchina, però stai morendo, ma ce li faccio, non è una cosa più forte, non è una cosa più forte di me. Mia figlia non lo sapeva, perché giustamente stava a Ischia. Dice, io già vi ha fotografato un anillo e ce l'ha già schiattato in faccia a dire ma c'è bisogno che si fanno DNA che ti fa tornare a nominare a mia figlia, ma io ce ne tanta macchina che sto, ma fammi capire una cosa, te figlio non te figli, lui ha come vorrebbe fotografare, si emozionò e dice no io saccio che mi figli, ma che le gente che mi hanno messo i pallini in capo che non mi era figlio, ma io saccio troppo buono che ha chiesto mio figlio. Però io glielo dissi, cioè ti dice, Francesco, tu muovi o non muovi la figlia? Comunque Dio ne ha la mamma fa, ma la mamma fa proprio perché ha fatto portare una nominata a figlia. Ma. E proprio poi c'era sto schiaffo, ma ora la sta gente, queste persone che ti hanno messo pallina in capo, per vedere se è figlio o no. E infatti, mo stiamo aspettando che scende dall'avvocato dalle vacanze, perché la prima cosa che mi ha fatto è il DNA, perché lui infatti lui ha detto no ma se per me non facciamo proprio non la mamma fa il DNA, la mamma fa perché se è buono, perché a chi la mamma fa avresti il DNA, i sette che il fluido fa che lo faccio. E ragazzi comunque venne tuo frate, venne il fratello, perché il frate, perché lui alle 8 si doveva ritirare. Che nel fratello dice a Francesco, Francesco ritirati perché sono che lotto manca riesce. Lui disse se niente, noi abbiamo parlato con il fratello, erano fine alle 9, Caimere allava lavavo io perché era a cantare. E rimane, mi dice, vabbè, facitemi un attimo a cantare, ora cantate, casomai ci sentiamo per telefono e parliamo ancora. E infatti io, come finite di faticare, chiamai io frate Francesco, dicetti, guarda Mario, dicetti, mo mangio di faticare, se tu mi appigli un caffè, stiamo a studiare al posto. Tigrotti comunque è venuto, insieme a noi stava anche Ciro e Nippolo, il presidente, sapete. Tigrotti, sapete che ora sono fatte 7:30 mattina, domenica mi sono ritirata alle 7:30 della mattina, però una volta che mi chiarito, comunque abbiamo parlato del più e del meno. Mi chiarite alcune cose e mo ricetti dice Mario, io mo vado a casa, parlo con Carmen e ti faccio sapere. Infatti, poi ho parlato con Carmen, mia figlia ha alzato in mano, ha detto noi ci voglio fare che lo pato, e diciamo lunedì non gliel'ho fatto vedere perché lui lo doveva vedere lunedì, ma lunedì hanno minacciato, hanno detto che se non ci facevo vedere a Checco mi attaccavano a tavola. E io voglio che mi hanno attaccato, perché mi voglio dire una cosa, ragazzi non scendo a compromesso con nessuno, io già fa quello che mi riesce a capo, ok? Quindi Tigrotti, per il bene di questo bambino, abbiamo deciso di apparare, giustamente, perché poi guardate, creatura in faccia e dice, ovvero che chi ha una parola là, chi l'ha là, ma comunque creatura non c'è con noi che siamo rossi. Quando sta Gesù Cristo vede e provvede. E quindi stamattina lui doveva venire ieri, però ieri si è fatto troppo tardi e chi l'ha notte si era ritirato. Quindi stamattina
l'abbiamo chiamato e abbiamo detto: Francesco, vieni verso l'una e mezza. Infatti, guagliù, l'una e mezza Francesco stava qua e se n'è andato alle due e mezza. È stata un'ora, l'ora e spacca che si tenne per mangiare. Avete capito? Intanto mio marito sta finendo di fare la cucina del parmigiano che finisce. E quindi Tigrotti siamo rimasti così, che Francesco sta vedendo il figlio. Tigrotti comunque è venuto, Francesco ha visto il figlio, come l'ha visto, si è emozionato, voleva piangere, si è intrattenuto, vero? Io quando l'ho visto sono stata contenta, perché ha detto: il padre è sempre un padre, non fa niente con me, non fa niente. Tigrotti, infatti lui l'ha messa, ha detto: mamma mia, è tale qua la mia, è tale qua la mia, così, così, vabbè. E comunque Tigrotti, siamo rimasti che Carmen è fidanzata e si fa la sua vita, lui è fidanzato e si fa la sua vita, si incontrano in mezzo a vita, buongiorno e buonasera, basta, hanno a rimanere i rapporti civilmente per questo bambino. Giustamente Carmen per il momento dice: no, se ti serve qualcosa, uovere o creatura, contatta a mamma, perché lei è ancora arrabbiata e tutte queste cose qua. Però a lui gli sta bene, io quando voglio avere un figlio, ven avere, basta che mi chiamo, ma mandano un messaggio, si viene qua, tanto noi siamo qua. E voglio ammizzato in mano, ma aspettiamo che viene l'avvocato per fare questo DNA e gli darà anche il cognome. Tutto è bene, quel che finisce è bene e che Dio ci benedica a tutti, va bene Tigrotti? Quindi la storia è finita qua, un bacio.